a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vedremo come preparare la pasta di mandorle. Adesso andremo a vedere gli ingredienti e le fasi della preparazione. Per la preparazione ci occorreranno 400 g di farina di mandorle, 320 g di zucchero a velo, mezza fialetta di aroma di mandorle amare e dell'acqua che andrà dosata in base alla consistenza che assumerà la pasta. Passiamo alla preparazione. Quindi, in una bowl dove abbiamo pesato la farina di mandorle e lo zucchero a velo, inizieremo a lavorare i due composti secchi amalgamandoli per bene e cercando di eliminare eventuali grumi. Una volta amalgamati gli ingredienti secchi, andremo ad aggiungere metà della fiala di aroma di mandorle amare. Andremo ad amalgamare il tutto. Una volta fatto ciò, poco alla volta inizieremo a incorporare acqua e andremo a creare la pasta di mandorle. Una volta che buona parte di farina e zucchero si saranno aggregati, potremo andare a passare il composto su una spianatoia per poterlo lavorare meglio. Se necessario andremo ad aggiungere dell'altra acqua e continueremo a lavorare il tutto. Una volta finito di impastare, andremo a ottenere un salsicciotto e andremo a fare riposare in frigorifero per almeno un'ora, ricoprendolo con della pellicola. Nel mio caso andrò a eseguire un ulteriore passaggio, ovvero quella di colorarli, in quanto andrò a utilizzare la pasta in un video che farò in seguito per un'altra preparazione. Quindi a questo punto il mio ulteriore passaggio sarà di aggiungere del colorante in base alla tonalità di colore che vorrò ottenere. E andrò a impastare. Quindi a questo punto andrò a conservare in frigo. La pasta potrà essere tranquillamente congelata o altrimenti tenuta in frigo fino a un massimo di una settimana prima dell'utilizzo. Bene, a questo punto toccherà a voi utilizzarla come meglio preferite, creando della martorana o utilizzandola per altre preparazioni. Noi ci diamo appuntamento al prossimo video, ciao!